Homo sapiens, le nuove storie dell'evoluzione umana, è una grande mostra centrata su due grandi temi. Il primo è che la storia umana è una storia plurale. Dobbiamo dimenticarci l'evoluzione umana visto come una scala di progresso e sostituirla con un grande albero, perché nella nostra storia ci sono stati molti antenati, molti cugini, e si scopre in questa mostra incredibilmente che fino a poche decine di migliaia di anni fa sulla Terra esistevano almeno 4, forse 5 specie umane contemporaneamente, quindi una grande storia di diversità. L'altro grande tema, molto importante per noi, anche per capire le culture, anche per capire la nostra attualità, è il fatto che Homo sapiens è una specie migrante, cioè si è spostata come i suoi predecessori, è uscita dall'Africa, uscendo fuori ha incontrato altre forme umane, è partita da un piccolo gruppo africano, non più di 50-60 mila individui sono gli antenati di tutti gli esseri umani che abitano oggi la Terra, e da quella piccola, importante unità africana si è sviluppato uno straordinario ventaglio di diversità culturali. Quindi tutta la seconda parte della mostra è legata a questa idea, l'unità nella diversità. Abbiamo una grande unità storica, che è la nostra provenienza, ma in questa unità siamo stati capaci di produrre una grande diversità. Portare la mostra Homo Sapiens a Milano, devo dire, è sempre stata una delle grandi ambizioni sia mia che anche il grande genetista italiano Luigi Luca Cavalli Sforza, e che è legato a Milano per la sua carriera scientifica, prima che andasse a Stanford, dove poi ha condotto quelle ricerche comparate tra genetica, linguistica e archeologia che sono alla base di questa mostra. Vi aspettiamo quindi a Milano, al Museo delle Culture. Non poteva esserci sede migliore per una grande storia delle origini delle culture umane, a partire dal 30 di settembre.